Gentile Presidente, onorevoli colleghi, volevo chiederle quant'è il tempo che non ha a disposizione per la relazione così. Sempre 10 minuti, 10 minuti, Presidente. perfetto. La legge di stabilità e di bilancio che oggi esaminiamo, bene esprime questa legge di stabilità, vediamo se questo, ecco. Bene esprime, diciamo, i limiti e l'insufficienza e anche la contraddittorietà delle politiche economiche di questo governo in questi mesi. Di fronte a una crisi economica gravissima, le politiche e le misure messe in campo in questa legge sono assolutamente inadeguate. E ricordiamo i principali dati di questa crisi. In 6 anni il PIL si è ridotto del 9%. Il PIL pro capite è diminuito addirittura del 10,4%, cioè circa 2.700 euro in meno di disponibilità a persona, e il reddito disponibile in termini reali è sceso dell'11,1%. Ricordo che la contrazione dei consumi delle famiglie è del 7,8%. L'occupazione è caduta del 7,2%, abbiamo perso 1.800.000 posti di lavoro. La produzione industriale è a un livello inferiore del 24% rispetto al periodo pre-crisi. In alcuni settori la diminuzione supera addirittura il 40%. Di fronte a questo quadro così drammatico, la legge di stabilità che discutiamo oggi non aggredisce i punti della crisi che andrebbero affrontati e risolti. Le misure più importanti del provvedimento sono sbagliate, inutili e difettano di strategia, non ci sono scelte univoche e qui c'è una contraddittorietà e una confusione anche delle scelte che la maggioranza di governo fa. Prendiamo la riduzione del cuneo fiscale. Questa non porta sollievo alle tasche dei dipendenti, solo pochi euro al mese, e non porta nessun sollievo ai disoccupati, ai precari, ai pensionati. È un provvedimento che non farà aumentare la competitività delle imprese, che non rilancerà la produzione, non rilancerà la domanda e i consumi. Sono miliardi e miliardi di euro spesi male, che potevano essere invece utilizzati per un piano del lavoro, come Sinistra Ecologia e Libertà ha proposto, per creare nuovi posti di lavoro. Soldi che potevano essere spesi per tirare fuori dalla disoccupazione centinaia di migliaia di ragazzi e di ragazze, altro che la Youth Guarantee. Soldi che potevano essere utilizzati per dare la quattordicesima alle pensioni più basse, soldi che potevano essere utilizzati per un piano straordinario di piccole opere come la messa in sicurezza delle scuole, la lotta al dissesto idrogeologico e una nuova opportunità così per le imprese e per creare nuovi posti di lavoro, per cantieri che possono partire subito e portare benessere alla comunità. E invece niente, altro provvedimento centrale in questa legge è la riforma della tassazione sulla casa. Cambiano le sigle, ma non il peso fiscale sulle famiglie, che pagheranno non di meno e in alcuni casi pagheranno addirittura di più, come nel caso degli inquilini in affitto. Per il lavoro in questa legge di stabilità non c'è praticamente nulla. Si allarga parzialmente la platea degli esodati garantiti dalla legge, ma si tratta ancora di un provvedimento limitato che non affronta la gravità di questo problema. Non ci sono altre misure significative che vadano nella direzione di quello che già veniva definito dal relatore un piano del lavoro. Di piano del lavoro in questa legge di stabilità non c'è traccia. Anzi, nella legge di stabilità c'è il blocco dei contratti dei dipendenti pubblici, che già ha portato grave danno ai redditi di questi lavoratori. E il governo ha detto di no, in questa governo, la maggioranza di governo, hanno detto di no nella discussione in Commissione bilancio a provvedimenti essenziali, anche limitati e parziali, che costavano pochi milioni di euro, come l'armonizzazione del trattamento pensionistico dei macchinisti dei treni, oppure, vittime della legge, degli errori della legge Fornero, oppure ha detto di no all'assunzione di pochi ispettori INAIL per prevenire disastri come quelli che abbiamo visto a Prato. E mentre il governo negava questi pochi milioni, che diceva che non c'erano, non c'era la copertura per questi provvedimenti, nello stesso tempo stanziava, ha stanziato nella legge di stabilità oltre 2 miliardi di euro per fare delle nuove navi da guerra, le navi da guerra FREMM. Vengono stanziati inoltre centinaia di milioni per le grandi opere, opere spesso inutili che non si faranno mai. Tutte risorse che potrebbero essere utilizzate per finalità assolutamente più importanti. Inoltre, altre risorse si sarebbero potute trovare se la maggioranza di governo
avesse avuto il coraggio di alzare l'imposizione fiscale sulle rendite finanziarie, cosa che non ha fatto, e se avesse voluto varare una nuova, più equa e più incisiva imposta sulle transazioni finanziarie, la cosiddetta Tobin Tax. Invece niente, anche in questo caso. E proprio sulla Tobin Tax, nonostante ci fosse, lo voglio ricordare, un accordo trasversale tra maggioranza e opposizione per cambiare questa legge, allargando la platea dei soggetti interessati alla tassa, diminuendo l'imposizione, ma colpendo tutte le operazioni speculative durante la giornata di scambi, su questa proposta che vedeva insieme maggioranza e opposizione, il Governo col Ministero dell'Economia ha detto di no, ha posto il veto e ha costretto la maggioranza di Governo ad alzare bandiera bianca, venendo meno l'impegno preso unitariamente. Noi auspichiamo, speriamo che ci possa essere un ripensamento e si possa varare un'imposizione, una tassa nuova sulle transazioni finanziarie che possa essere più adeguata alle esigenze che ha il Paese anche di colpire e di frenare le dinamiche speculative dei mercati finanziari. Questa legge di stabilità, come ricordavo prima, è prigioniera dell'assenza di strategia, è prigioniera dell'assenza di scelte chiare e ancora prigioniera dell'austerità. È una legge di stabilità in cui non ci sono politiche per la crescita, non ci sono politiche per il lavoro, ci sono politiche, la continuazione di politiche che hanno provocato in Italia e in Europa in questi anni depressione economica, disoccupazione e diminuzione della produzione. E nonostante il primo ministro Letta avesse solennemente dichiarato che non ci sarebbero stati tagli al Servizio Sanitario Nazionale, questi tagli ci sono, oltre 1,1 miliardi di tagli per il 2015 e il 2016. Ci sono limitati i provvedimenti per il welfare, c'è un allargamento minimo della social card, che è un provvedimento che sicuramente è utile per la povertà più estrema, ma ha un'impostazione caritatevole e limitata. C'è il rinnovo di un provvedimento che ha fallito, come quello del credito per i nuovi nati, che non è il bonus bebè, ma è appunto il credito alle famiglie per i nuovi nati, provvedimento che non ha funzionato e meglio sarebbe stato se quei soldi fossero stati utilizzati per fare nuovi asili nido e per rimpolpare il fondo per la famiglia. In questa legge di stabilità non ci sono politiche industriali, in questa legge di stabilità non c'è una strategia per la crescita economica di questo Paese. Questa legge di stabilità non ha affrontato appunto i temi che sono centrali di questa crisi e che andrebbero affrontati con decisione. Non affronta il problema delle diseguaglianze drammatiche di questo Paese, che ricordo non sono semplicemente la conseguenza della crisi, ma sono la causa di questa crisi, sono la base, alla base della crisi che stiamo attraversando. Questa legge non affronta il drammatico fenomeno della povertà diffusa che cresce, della disoccupazione che aumenta, dei redditi in costante calo. Grazie all'impegno, e mi avvio alle conclusioni, all'impegno delle opposizioni e di SEL, che io rappresento, Sinistra Ecologia e Libertà, sono stati apportati dei piccoli miglioramenti. Maggiori fondi per il diritto allo studio, maggiori fondi per la cooperazione internazionale, i corpi civili di pace, maggiori fondi per la lotta al dissesto idrogeologico e anche alcuni provvedimenti legati alla garanzia del lavoro per i lavori socialmente utili. Ma tutto questo non basta, tutti questi sono cambiamenti minimi che non cambiano il segno di questa legge di stabilità che noi continuiamo a criticare nei lavori della discussione di oggi. E abbiamo invece bisogno di una svolta nella politica economica che in questa legge non c'è. Questa legge è un pannicello caldo, senza coraggio, senza spina dorsale. Una politica economica che mette al centro, questo è quello di cui noi abbiamo bisogno, un vero piano del lavoro, interventi per il welfare e la salvaguardia per i redditi, per il diritto allo studio. Abbiamo bisogno di un piano di piccole opere e non di grandi opere, di asili nido e non di bonus bebè. Abbiamo bisogno di investire nell'istruzione pubblica e non nei sussidi per le scuole private. Abbiamo bisogno di una politica economica radicalmente diversa per un'Italia giusta, che in questa legge non c'è e per questo noi ci impegneremo nelle prossime ore per cambiarla, ma vogliamo informare subito che noi voteremo contro questa legge se rimarrà con questo impianto e con questa impostazione. Grazie.
La ringrazio, onorevole Marcon. Ha facoltà di intervenire il rappresentante del governo, sottosegretario Fassina. Grazie Presidente, mi riservo di intervenire dopo la discussione.